Buongiorno a tutti. Allora, faccio questo piccolo vlog perché volevo dirvi alcune cose. Sto facendo una passeggiata al parco. Vedete, su c'è Genzano. Genzano con i castelli romani, Nemi. E di qua si vede anche il mare, vedete? Eccolo là. Ok, adesso si può ricominciare a passeggiare perché fa fresco, è passato il grande caldo, quindi la mattina fa abbastanza freddino stamattina, sì, poi magari sicuramente scalda. Scusate questi stacchi, ogni tanto metto la pausa perché passa in continuazione gente. Allora, vi sarete accorti, che non sto facendo molto sul canale. Mi sono presa una bella pausa e sto riflettendo. Adesso sicuramente immagino i vostri commenti. Se continuare con il mio canale, o se fermarmi perché? Perché mi rendo conto che c'è un lavoro enorme dietro. Dovrei ampliare un pochino i miei contatti, più che contatti, le possibilità di aumentare gli iscritti, aumentare le visualizzazioni. Metto una pausa, scusate. Quindi dicevo, dovrei per far aumentare le visualizzazioni dovrei, che so, aprire un blog, collaborare, fare pubblicità in pagine, eccetera. Mi fermo perché mi sta venendo il fiatone. Cosa che non mi sento di fare, non mi sento di fare, quindi sto pensando veramente di fermare il canale, ma non lo chiudo così come sta, quindi troverete comunque sempre i miei video già fatti fino ad ora. E al limite farò un video ogni tanto se mi va, perché comunque il pane lo faccio lo stesso, non è che mi fermo, che fermo la panificazione, la mia pasta madre va alla grande, quindi continuo comunque ogni tanto, quindi non vi preoccupate se non mi sentite, sono sempre qua, però gli anni passano e mi diventa un po' faticoso gestire il tutto. Perdonatemi, però continuate a seguire i miei video finché il canale rimane aperto. Naturalmente, YouTube, dopo tanti anni che il canale è fermo, potrebbe anche chiuderlo, ma dopo tanti anni. Ogni tanto devo mettere questa pausa perché passa in continuazione gente, non riesco a parlare e poi non devo riprendere per la privacy. Quindi detto questo, però chissà, magari mi riprende la voglia di fare, ma comunque gli anni passano e ho già tanti impegni come nonna. E altri problemini che non mancano mai alla mia età, e quindi un abbraccio a tutti quanti. Immagino i commenti, adesso cercherò di rispondere a tutti, però abbiate pazienza e seguite, continuate a seguire il canale se vi va. Ciao, ciao a tutti.